che il Consiglio regionale, che è notoriamente assente, si riunisca nel 28 per dire sì siamo noi. Non è questo. Quello che noi abbiamo chiesto, ribadito, con forza, con le manifestazioni, con le botte, senza le botte, con tutto quello che ti vale, è che si definisca una volta per tutte il piano della ricostruzione dell'Aquila, ricostruzione economica, sociale e immobiliare. Basta di fare queste tarantelle, di fare il consiglio oggi perché domani scade. Basta di fare queste cose. Quello che chiediamo con forza, per cui questa sera io sono d'accordo con quanto ha detto Ettore prima, io rimarrei qui tranquillamente per tutta la notte e anche domani se dovesse essere necessario, perché quello che dobbiamo ottenere è che una volta per tutte si parli, in mancanza della loro fantasia, della nostra legge. L'abbiamo scritta, c'è scritto tutto, c'è scritta la ricostruzione, la sospensione delle tasse, c'è scritto l'incentivo all'occupazione, ci sta scritto tutto. Ora con il mille parole si può ottenere soltanto un rinvio, questo dice la legge, però l'invio ha bisogno di una copertura. La mia paura è che ancora una volta hanno messo soppiatto nella copertura i soldi della ricostruzione, come già hanno tentato di fare in altre occasioni i nostri due commissari capo e commissario ombra, perché non ci scordiamo che l'accoppiata è Chiodi De Mattei, non ce lo dobbiamo scordare in questo modo.